Emanuela Folliero racconta il suo matrimonio a Verissimo. Lo scorso 26 settembre, Emanuela ha sposato Pino Riccio e oggi, Silvia Toffanin le mostra le immagini di quel bellissimo giorno. In studio, la conduttrice si commuove ripensando a quelle emozioni ma, soprattutto, all'assenza di suo padre, purtroppo morto qualche tempo fa. Emanuela Folliero, però, confessa di averlo sentito molto vicino. Sono emozioni, perché è vero che mio papà mi era vicino. Ammette, commossa, la conduttrice, proprio a livello fisico. Tengo a precisare che io sono una persona molto con i piedi per terra, però ci sono stati dei segnali, prima del matrimonio. Forse sciocchi direte voi. La Folliero racconta di come infatti abbia ricevuto dei segnali che, per lei, sono stati inequivocabili e che dimostrano come suo padre fosse al suo fianco in quel periodo così importante. Punto sono state mia mamma e mia suocera ad accelerare i tempi. Emanuela Folliero racconta il suo matrimonio con Pino Riccio ai microfoni di Verissimo. La conduttrice ha pronunciato il fatidico sì a 53 anni soprattutto per accontentare la madre e la suocera. A confessarlo è stata la stessa Folliero che, poche settimane fa, ha dichiarato, a costringerci a dire sì, sono state le mamme. Prego? Sì mamma Paola e mamma Carla che dopo 9 anni e mezzo della nostra relazione, e dopo 2 dal pranzo in famiglia finale ligure in cui avevamo annunciato l'intenzione di sposarci, un giorno ci hanno messi al muro minacciandoci, affettuosamente, adesso vi sposate davvero, si legge sul Corriere della Sera. Un sì che, tuttavia, sognava anche la stessa Emanuela Folliero che ha coronato il suo sogno d'amore con un giorno da favola. Quali altri dettagli rivelerà a Silvia Toffanin? Lo scopriremo tra pochissimo quando si riaprirà il salotto di Verissimo. Mi ha chiesto di sposarlo davanti ai figli. Emanuela Folliero racconta il matrimonio con Pino Riccio nel salotto di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La ex annunciatrice di Rete 4 si racconterà in un'intervista esclusiva a pochi mesi dal sì con cui ha sposato il compagno Pino Riccio. Un matrimonio celebrato con gli amici e i parenti più cari, lontano dal clamore mediatico. La conduttrice televisiva ha voluto ugualmente condividere la gioia di questo lieto evento con un servizio speciale pubblicato dal settimanale Chi ha cui ha aperto le porte della chiesa. Per la Folliero il matrimonio è arrivato dopo 10 lunghi anni d'amore con il suo Pino, l'amore può avere una declinazione? No. Le occasioni giuste bussano alla tua porta quando meno te lo aspetti, non c'è un tempo prestabilito. Giuseppe, o meglio, Pino, come lo chiamo, e io, stiamo insieme da 10 anni e già conviviamo, questa promessa di nozze ballava da tempo ormai ha raccontato a chi. Mi è piaciuto subito. La storia d'amore con Pino Riccio è nata quasi per caso, anche se Emanuela Folliero ha raccontato a chi di essere rimasta subito colpita dall'imprenditore torinese. Mi è piaciuto subito ha sottolineato la conduttrice televisiva che ha incontrato l'uomo ad una festa. Ero single da più di un anno e appena l'ho visto mi è piaciuto subito. Soprattutto fisicamente, ha raccontato la Folliero, che ha voluto conoscere e frequentare. Da quella sera non si sono più lasciati visto che la coppia è felicemente innamorata da circa 10 anni. Un amore che nel tempo si è consolidato sempre di più fino al grande passo, quello del matrimonio. Il matrimonio. Il matrimonio di Emanuela Folliero e Pino Riccio si è celebrato il 26 settembre.
Dopo 9 anni d'amore, la 53enne annunciatrice di Rete 4 è paridetto sia a Pino Riccio, imprenditore torinese. Fasciata in un bellissimo abito bianco con tanto di scollatura, la conduttrice televisiva si è fatta accompagnare all'altare dal figlio Andrea, nato dalla relazione con Enrico Mellano. A chi però la conduttrice ha raccontato di aver sentito la presenza del padre durante l'ingresso in chiesa, "Quando ho fatto il primo passo ho sentito fortemente la presenza di mio padre Luigi. Ho percepito un buco allo stomaco, il fatto che non ci sia più mi fa soffrire ancora tanto, ma l'ho sentito vicino". Dopo il matrimonio la bella e brava Emanuela è pronta a tornare in video proprio su Rete 4, "Avrò un mio programma sul benessere, su Rete 4. Sta per partire una rivoluzione, gli annunci ormai diventeranno obsoleti. Questo è uno stimolo per fare altro, ho avuto diverse proposte, anche dalla radio, ma ho firmato un contratto di esclusiva con Mediaset. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.